Salve ragazzi, buongiorno, Stefano dal GRP. Volevo parlarvi della parola paranormale. Praticamente in italiano dovrebbe significare all'incirca qualcosa che è al di fuori dal normale, quindi che non è normale. Quindi come ricercatori del paranormale noi stiamo cercando di scoprire, di studiare e di analizzare tutto ciò che non è normale. Quindi ne fanno parte gli spiriti, le presenze, i fantasmi, il mondo astrale, l'aldilà, le voci, le ombre, le apparizioni e tutto quello che riguarda le cose non normali che non accadono tutti i giorni, quotidianamente insomma. Però nel paranormale c'è compreso tutto. Noi studiamo anche, abbiamo partecipato ad un avvistamento UFO a Montelone d'Orvieto, quindi praticamente l'abbiamo avvistato, l'abbiamo filmato e ne abbiamo parlato. Un avvistamento UFO è un avvenimento paranormale perché non succede tutti i giorni, quindi è una cosa non tanto normale. Lo stesso se uno vedesse un alieno o qualcosa di strano, un fenomeno che non si è mai visto, anche quello è paranormale. Quindi lo studio del paranormale riguarda anche gli UFO, gli extraterrestri, oggetti non identificati, accadimenti che non hanno un significato logico, non gli si può dare una spiegazione, oppure scoperte stranissime, che ne so, scoperte di bunker o di grotte nascoste che sono state lasciate lì e nessuno l'ha mai trovate. Quelle lì sono cose che non succedono tutti i giorni, quindi la ricerca del paranormale si spinge anche alla ricerca del nascosto, di ciò che non si vede, di ciò che non si conosce, di ciò che quando viene scoperto fa una certa reazione nell'universo. Va bene, vi ho spiegato presso a poco che cosa ne penso e che cosa dovrebbe essere la parola paranormale. Vi saluto a tutti, Stefano da GRP, vi auguro, scusate la voce, una buona giornata, un abbraccio a tutti, anche da parte dello staff. Ciao ragazzi, Stefano.